non sono in grado di fare queste cose. Proprio YouTube, io sono Indy e benvenuti in Cuphead. Diciamo che non mi è mancato per niente questo gioco. Cioè, in sé è bellissimo, in sé è fantastico come gioco, però tiro giù i santi, tiri giù qualsiasi santo possibile e immaginabile. Forse è il bello di questo gioco. Vabbè, iniziamo con Cuphead. Ok, allora, dovrebbe mancarci, non mi ricordo ancora quanto, tipo, beh, ancora un po', tipo nella lista ci manca soltanto due circa, due o tre. No, quelli sotto dovrebbero essere shoot and run, se ricordo, mentre gli altri sono tutti boss, quindi ce ne mancano solo tre. E sarà divertente. Allora, iniziamo con questo qua che ho provato a vedere se... Ci ho provato. E posso dirvi che le incazzature sono tante. Questo lo farò verso la fine, voglio provarne altri quasi più semplici di questa cosa. E fu così che il nostro caro Indy bestemmiò ancora di più con questo che con quell'altro. Hildeberg in Triatenin Zeppelin. Beh dai, sembra tipo asteroide più o meno. Solo a lato sinistro. E poi? No, aspetta, non ricordo quale. Wow. Volevi, guarda che faccia. Ok. Ma ok. Ciao, Mr. Toro! No! Ok, calmo Indy, ce la puoi fare. No! Prima morte. Niente male. Ok, dai, proviamoci. Wow, benissimo, riusciamo a schivare questa qui e vediamo quanto resisto. Allora, mettiamoci comodi. Per bene! Ok. Adesso si trasforma. Beh dai, non è poi così tanto difficile? Più o meno! Aia! Dai! No! Cattiva! No! Tornati! Cosa si fa di tornare di qui? Non siamo in America! Ah, l'avete capita? America, tornati! Ah, divertente! Oh mio! Sì, me lo merito dopo una battuta del genere. Ok, calmo Indy! Ok. Ce la puoi fare! Non ce la puoi fare. Bravo che mi finisci in mezzo a... alle maledettissimi tornadi. Sei un genio. No! Ma sei un pirla che finisci sugli ha-ha. Sì, ha-ha-ha. Ok. Abbiamo capito come si fa. Schiva i cosi e vai su. Denied. No. Ok. Ce la puoi fare, Indy. Basta tirare questo in mezzo al coso. Ok. Allora, lancia. E poi ci sono gli aeroplani di merda. Tornado. Ok. Se la puoi fare, Indy. You can do it, Indy. Oh, un'altra trasformazione. No, gemelline. Ciao, gemelli siamesi. Ah, what the fuck? Oddio. Oh. Ok. Hai detto che era facile. È facile. E sei tu che sei stupido. Sei tu che sei stupido. Ora scoppia e diventa il nostro fantastico toretto. Oh, moretto. Ok, no, potevo fare il Perry, ma sono quelli che sia. Wow. No, ma dove cosa? Ma tua sorella. Ma... maledizione. Chris Mack will get red hot. Now go.
Allora, dobbiamo capirlo che questo gioco non è difficile. E in sé sono le persone che lo giocano male. E io lo gioco ancora peggio. Cioè, la maggior parte di persone sono tutti pro. Sono tutti pro. Tutti. Ma non sanno di esserlo. In pratica non sono bravi ai giochi. E quindi bisogna capirli un pochettino. Bisogna calcolare il loro voto. Che non riescono a giocare a giochi perché... Sto impazzendo. Ok. Cosa manca nella tua vita, Andy? Manca tutto. Soldi, fama, una ragazza. E il fatto di odiare questo gioco mi manca. Ma ancora non lo odio. Ancora no, perché sono al primo livello. Lo inizierei a odiare se fosse al secondo livello. Ma sono malapena il primo. Oh! Ok. Ma sono malapena il primo. Quindi bisogna capirlo. Non odio questo gioco. Mi manca la voglia di odiarlo. Per ora è solo frustrazione. Frustrazione verso di me che non so giocare. Frustrazione verso la mia vita perché non so fare nulla. Ok. Ma perché non sei morta? Muori? Ok. Secondo stadio. Messi a un pirla. No. Ok. Ok, altra palla! Non farmi la. Ok. Muori! Dai! And poi... Sì! Oh mio Dio! What the fuck is that? Ah! Ah, mi prendi per il culo! Ce la puoi fare. Sì, quasi è arrivata alla fine. Sei un grande! In realtà no, non sei un grande. Ok. Sì! Quindi ce la fa! Quindi non ce la fa! Quindi non ce la fa. Maledizione! Mi faccio colpire già subito all'inizio. Cioè proprio... Sei un pirla! Cioè tu ti alzi la mattina e decidi di voler giocare a questo gioco. E automaticamente decidi anche di voler male la tua vita giocando a questo gioco. Decidi fuori che potessi fare altre cose. Non lo so, mangiare, bere, fare come tutti i ragazzi e andare in discoteca. No! Decidi di rovinarti la vita con questo gioco! Siamo a 200 retri, lo sapete ragazzi, 200. 200, soprattutto. Non riesco più a parlare l'italiano, forza di... adesso impazzisco. Ok. Ho l'odio verso gli aerei ora. Anzi, non è un aereo, è una mongolfiera. Non è una mongolfiera, è una trota. Sono 16 minuti che stai continuando a fare questa troia. No, un cacchio. E poi c'è un pirla che vai addosso a... Cos'è questo? Non c'era prima. È pieno di aspettative questo gioco. Tu pensi di riuscire a batterlo dopo aver, non lo so, due volte essere quasi riuscito ad arrivare verso la fine? E alla fine arriva il gioco e dice fuori, volevi! E poi ti mette un nuovo boss, tipo. E nuove difficoltà. Allora, non so cosa aspettarmi da d'ora in poi. Perché se riesco soltanto a superare il primo mondo, dopo il resto è una passeggiata, perché più o meno ho superato l'inferno. Invece no, perché un gioco deve essere così. Se il primo livello è difficile, gli altri livelli sono non difficili, di più. Sono l'inferno sceso sulla terra. Per niente hai fatto un patto con il diavolo e prima o poi dovrai finire all'inferno. Per bestemmiare contro qualsiasi cosa si sia sotto. Perché non è possibile. Non è possibile. Non è... No, i creatori di questo gioco...
Non so come abbiano, quale droghe hanno preso giù per poter creare roba del genere. Perché non è possibile riuscire a superare queste cose. Forse sono io che sono un pirla. Forse sono io che non ho mai giocato a Rage Game. Forse sono io che non ho mai giocato a questi tipi di giochi. Però di una cosa sono certo. Io non sono in grado di fare queste cose. Non è possibile! Un'altra avventura su Cuphead è finita finalmente. E ora posso un pochettino riposarmi. Andando avanti con questo ritmo credo che finirà fra qualche secolo. Come però, ha fatto Gabby e tutti gli altri a fare questo livello? Spero che la nuova tipologia di video che vi porterò abbiamo fatto 250 miliardi. Dai, quindi è tutto, ci vediamo alla prossima. Se vi trovo per fare questo bella zampa da su mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Dai, con questo lanciamento del cazzo. No, dai, please, stop it! Stop it! Oh, finalmente, dai! Siamo riusciti ad arrivare con 2 di vita, con 2 di vita! Oh, finalmente! Dai, ora, vediamo qua in quanto riusciamo a batterla. Se riusciamo a batterla. Ok. Ok, dai, su, quindi ce la puoi fare? Credo in te, io credo in te, per piacere! Dai, e vado in mezzo ai laser. Per piacere! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Ragazzi, 55 minuti. Su questo cazzo di boss. Ragazzi, c'ho le mani che stanno andando. Un altro suicidio, che dite? Vai, facciamo un altro boss. Io spero su Dio che questa registrazione non vada a puttane, perché se dovessi andare a puttane o qualsiasi cosa, io tipo mi sparo. Sono 55 minuti, dovrò farmi tipo 7, 8, 9, 10, 20 ore di rendering, 20 ore di montaggio, che voglio farmelo anche un montaggio per bene. E vi giuro che, non lo so, mi suicidio con 55 minuti, mi sa. Porca puttana, Indy, gioca a capete, cosa vuoi che succeda? Ah, ok, 2. Yeah! Ho battuto la vostra sorellina, quindi credo di fare. Credo di farcela. Ce la puoi fare, Indy. So che va solo che ammazzi sterrarette, ammazzi i moschettini, ammazzi tutto quanto. E questo qua che fa tipo. Hadouken! No, in realtà no, non è Hadouken! È tipo il coso di Kenny Guerriero. Sputa moschini. Lo so che non digerisci bene, però cazzo, non devi mandare a sputare i moschini. Allora, cosa sta per fare? Oh, fuck. Ok. E ora? Oh mio Dio. Uno da una parte e uno dall'altra. Aia. Madò, cos'era sta cosa qua? È una figa. Aia. Stavo per dire che la tua mossa è una figata. Dai. Oddio, ero arrivato alla nuova. Ok, grazie, va bene.